Buonasera, buon pomeriggio. Oggi per la serie di webinar L'importanza dei dati e delle metodologie statistiche di ricerca, l'emergenza Covid-19, affrontiamo un tema che, come diceva appena adesso la dottoressa Patrizia Fazzetti, che coordina questi seminari e ovviamente li sostiene perché fa uno scouting incredibile, trova tutti quelli che si sono occupati in modo diverso e a quest'oggi. Appunto, il tema è di grande interesse per noi che da tempo ci occupiamo di scuola e comunque tutti quelli che hanno a che fare con i giovani e i bambini, e proprio riguarda il tema della chiusura delle scuole e gli effetti sulla salute. I colleghi dell'Università di Cagliari, la professoressa Donatella Petretta, il professor Carmelo Masala e la dottoressa Ilaria Masala presenteranno quindi questo tema: School Closure, Children and Outbreak of Covid-19, la chiusura delle scuole e la salute dei bambini durante l'epidemia da Covid-19. Io li ringrazio molto per questo loro intervento perché è uno dei settori, malgrado il grande interesse nostro e anche dell'audience in generale, però non sono molte persone che stanno studiando effettivamente questi aspetti, di cui ogni tanto si sente parlare, ma episodicamente. Grazie del vostro intervento. Vabbè. Ecco. Grazie. Allora, intanto diciamo vi ringrazio per questo invito che ci fa particolarmente piacere e quindi anche ci onora perché insomma collaborare con voi dell'Invalsi è per noi un momento importante. Il mio ruolo oggi e il nostro ruolo oggi è quello di provare un po' a raccontarvi le riflessioni che noi abbiamo fatto e che stiamo ancora facendo su questo tema appunto della chiusura delle scuole e della salute o delle conseguenze di questa pandemia del Covid-19 sui bambini. Quindi adesso se siete d'accordo condivido le slide e quindi utilizzerò un po' le slide come traccia. Appunto per le riflessioni che faremo insieme. Non è facile, diciamo, trattare questo tema nel tempo che abbiamo a disposizione, quindi vedrete che l'operazione che faremo sarà proprio quella anche di condividere il percorso che noi abbiamo fatto a partire da marzo 2020 ed è un percorso che per noi è ancora in corso, nel senso che stiamo ancora lavorando su questi aspetti, soprattutto per quanto riguarda in particolare poi degli studi empirici che sono in corso. Queste prime due slide hanno un po' il senso di raccontare e di condividere le tematiche che potremmo e che toccheremo, diciamo, in questo seminario. Uno è quello più generale del rapporto tra Covid-19 e bambini. Ci siamo interessati a questo aspetto perché in qualche modo abbiamo visto che almeno sin dalle prime fasi della pandemia la popolazione in età evolutiva è stata considerata in qualche modo, fortunatamente direi per alcuni aspetti, magari meno influenzata, ma questo potrebbe nascondere anche una visione, diciamo, parziale. Quindi, proprio in quanto studiosi poi della psicologia clinica, della psicopatologia dello sviluppo, ci siamo chiesti se effettivamente questa fosse la chiave di lettura più precisa e più corretta. E voi vedrete anche che cercheremo di mostrarvi anche un po' alcune informazioni che avevamo all'inizio della pandemia, alcune informazioni che invece sono presenti oggi, in quanto poi i dati si sono maggiormente, come dire, consolidati, le ricerche sono, ovviamente hanno consentito di avere delle informazioni ulteriori. Quindi dicevo, in questa slide e nella successiva ci sono un po' le tematiche e le piste anche che noi stessi stiamo seguendo, quindi il rapporto tra Covid-19 e salute dei bambini dal punto di vista delle conseguenze dirette della pandemia, ancora il rapporto in termini di conseguenze indirette sulla salute generale, sulla salute psichica dei bambini e quindi naturalmente con un focus su uno degli eventi più importanti che è capitato in quest'anno, cioè la chiusura delle scuole e poi l'utilizzo di una modalità diciamo di didattica a distanza o distance learning, poi vedremo qualche aspetto su questo. E poi naturalmente la nostra attenzione è anche quella di cercare di capire sempre meglio anche in che modo questi aspetti devono essere ancora maggiormente approfonditi sulle cosiddette fasce più deboli di questa popolazione in età evolutiva, quindi per esempio gli studenti con bisogni educativi speciali e probabilmente alcuni studenti che magari hanno incontrato delle nuove difficoltà in questa fase.
Quindi questa prima slide un po' ci serve per avere una sorta di, diciamo, di prima panoramica, perché, questa prima slide ci dice che il tema delle chiusure delle scuole ha riguardato circa il 90% della popolazione in età scolare nei primi mesi, quindi nei primi mesi della pandemia, quindi da marzo-aprile 2020. E la parte sinistra di questa slide ci dà un po' una panoramica europea e ci fa anche vedere, per esempio, che in Europa tutto questo è avvenuto a partire dall'Italia, che è stato il primo paese che ha affrontato appunto la pandemia, ma si è verificato tutto questo nel mese di marzo. Poi noi conosciamo la storia, diciamo, italiana. E altri paesi però hanno fatto dei percorsi comunque tutto sommato simili. Quindi faccio un piccolo inciso, diciamo, sul tema della chiusura delle scuole, fermo restando che l'intervento che noi facciamo oggi, ma anche i nostri studi, non sono, come dire, degli studi che vogliono naturalmente legare tutte le conseguenze del Covid-19 alla chiusura delle scuole, ma che hanno anche un intento, come dire, di tipo correlazionale, cioè hanno un intento anche di capire che la chiusura delle scuola è stata certamente uno dei fenomeni più importanti che è avvenuto durante la pandemia del Covid-19, anche uno dei fenomeni più inattesi e più straordinari che, come avete visto, però ha riguardato la popolazione in età scolare un po' in tutto il mondo. Quindi è la prima volta che capita qualcosa di questo genere. Quindi faccio un inciso per dire che, quindi, potremmo dire, così come hanno detto anche altri autori, che la chiusura delle scuole è stata tra le misure non farmacologiche per affrontare la pandemia da Covid-19 è la misura più utilizzata o una delle più utilizzate, e questo ha portato a quello che noi abbiamo voluto chiamare come un fenomeno nuovo, che è stato appunto il passaggio in maniera proprio capillare della scuola verso il cosiddetto distance learning. Questo è stato un fenomeno che si è verificato in tutti i casi di chiusura delle scuole, anche se con modalità diverse. Probabilmente diciamo, in alcuni paesi si sono utilizzate più le nuove tecnologie, quindi le piattaforme di learning, in altri paesi si sono anche alternate magari anche delle modalità che prevedevano, per esempio, l'utilizzo anche di media più tradizionali come TV, radio, per esempio, ma insomma questo è quanto. Quindi alcuni autori hanno detto che questo fenomeno, diciamo, del distance learning è stato, deve essere definito, deve essere studiato nei suoi dettagli, perché è un distance learning molto diverso rispetto a quello che era successo in altre occasioni. Alcuni autori l'hanno chiamato crisis distance learning, quindi legato alla crisi. Noi invece abbiamo voluto, e quindi farò, diciamo, utilizzerò 2-3 minuti del mio intervento per raccontare questo aspetto, l'abbiamo chiamato home-based distance learning, cioè basato sulle case, perché secondo noi l'elemento principale, diciamo, della chiusura delle scuole e della sospensione della didattica in presenza è stato che le scuole sono andate capillarmente nelle case. E ovviamente questo ha avuto, come dire, delle conseguenze su 3 livelli: conseguenze sulle famiglie, sugli studenti e sugli insegnanti. Sulle conseguenze sulle famiglie, certamente il fatto che la scuola sia entrata nelle case ha fatto sì che le case abbiano dovuto mettere a disposizione gli strumenti, quindi devices, quindi computer piuttosto che tablet, piuttosto che qualsiasi strumento necessario appunto per garantire questa continuità, e contemporaneamente anche le connessioni ad internet. È anche vero che se noi guardiamo per esempio il panorama italiano, il ministero ha dato un supporto in questo, i comuni hanno dato dei supporti, anche delle ditte private hanno dato dei supporti, però certamente un grande lavoro è stato fatto dalle famiglie da questo punto di vista. Ma ci piace anche rilevare che un grande lavoro è stato fatto anche nel supporto più diretto all'apprendimento. Perché? Perché questa scuola che è entrata nelle case ha fatto sì che poi le famiglie dovessero gestire degli aspetti della quotidianità dell'apprendimento, che io ho visto citati anche in altri webinar di questo ciclo di webinar che voi avete curato, e le famiglie hanno dovuto curare, diciamo, diversi aspetti della quotidianità dell'apprendimento, che potremmo dire in generale sono stati a carico dei familiari,
più che degli studenti, e sono stati in particolare a carico delle donne, piuttosto delle madri, piuttosto che altri membri familiari, e probabilmente è stato anche più evidente questo più giovane dall'età degli studenti, perché magari meno abituati ad utilizzare, come dire, i devices, le piattaforme. Quindi è stata, come dire, una didattica che, dicevo, ha avuto delle influenze sulle famiglie, sugli insegnanti, per due motivi diversi. Uno, perché è stata immediata ed è stata molto veloce. Io posso parlare, non so, dell'esperienza universitaria: nel giro di un mese si è fatto probabilmente quello che avremmo fatto in 5 anni, forse di più, rispetto all'utilizzo delle e-learning platform. Però il fatto che sia stato, diciamo, così veloce, così immediato, così sulla scia dell'emergenza, ha fatto sì anche che probabilmente gli insegnanti abbiano dovuto acquisire molto velocemente delle competenze senza avere, diciamo, una formazione specifica in termini di learning, in termini di teaching, che comunque si stava consolidando, ma con tempi diversi. Quindi un on-based distance learning legato anche all'esperienza degli insegnanti. Ma per quel focus che ho provato a fare all'inizio, per esempio, sugli studenti con bisogni educativi speciali, sicuramente questa nuova esperienza ha posto degli altri quesiti, per esempio, e delle altre difficoltà, perché, per esempio, non so, rispetto alla possibilità di avere momento per momento l'attenzione, la consapevolezza del livello di coinvolgimento di tutti gli studenti all'interno della classe, o anche delle differenze individuali o delle difficoltà degli studenti con bisogni educativi speciali, è stato un po' più complesso, diciamo, con questa modalità. Poi, naturalmente, abbiamo detto, ci sono degli aspetti che riguardano anche gli studenti. Altri, ho visto in altri webinar, si è citato molto il tema del digital divide. Citerei ancora il fatto che gli studenti attuali, pur essendo dei nativi digitali, non necessariamente conoscono o conoscevano le piattaforme che poi servono per questo aspetto. Poi certamente ci sono anche altri elementi che hanno forse incentivato, che hanno evidenziato, esacerbato anche delle diseguaglianze di partenza. Per esempio, non tutte le case sono uguali, non tutte le case erano pronte ad accogliere questa didattica, questa scuola che è entrata nelle case, quindi ovviamente la qualità, la quantità delle soluzioni abitative può aver avuto, diciamo, degli altri effetti. Quindi questi sono temi che noi abbiamo trattato in questi 3 articoli che vi faccio vedere. In particolare, il primo articolo è quello per il quale appunto ci avete invitato oggi. Però all'interno di questi articoli noi abbiamo proprio trattato anche in maniera più diretta il rapporto tra i bambini, quindi la popolazione, diciamo, in età evolutiva, e il Covid-19. E quindi adesso, in questa parte della presentazione, che farò in parte io e in parte alla dottoressa Masala, vedremo poi questi due aspetti. Per quanto riguarda quindi le conseguenze dirette, lascerò poi la parola alla dottoressa Masala, che entrerà nel merito di questi aspetti specifici. Ma vorrei soltanto condividere un po' con voi una metafora che, per esempio, nel nostro approfondimento di queste tematiche è stata particolarmente interessante, che è quella del tunnel sanitario. Una metafora che è nata in un contesto differente, che era un'altra pandemia, che è la pandemia da Ebola, ma che secondo me ci aiuta anche a capire che cosa può essere successo anche nella pandemia attuale. La metafora del tunnel sanitario dice questo: quando si affronta, quando affrontiamo a livello di paesi o a livello mondiale, come è successo in questo caso, un'emergenza sanitaria, è come se si entrasse tutti all'interno di questo che viene chiamato tunnel sanitario. Quindi, giustamente, ed è questo è molto importante, l'aspetto sanitario è sempre quello che ha la meglio e deve avere la meglio, soprattutto quando ci sono anche dei rischi sulla vita, sulla sopravvivenza, sulla qualità della vita delle persone. Però, ecco, probabilmente più si va avanti in questo percorso, più è necessario invece estendere le informazioni, e quindi provare a uscire da questo tunnel sanitario, che ha anche però il rischio di fare vedere solo alcuni aspetti. Quindi noi abbiamo voluto dare un po' un contributo su questo, cercando appunto di analizzare le conseguenze indirette. E da questo punto in poi io proverò a fare con voi una sorta di operazione che tiene conto un po' del tempo a disposizione, e che è un'operazione che, consentitemi, di rapportarla come a un viaggio fatto con un drone. Non so se vi piace questa immagine.
Ecco, fermo restando che poi c'è la possibilità di approfondire questi aspetti, diciamo, sia nelle domande e poi eventualmente anche in alcuni dei temi che noi abbiamo scritto. Allora, un primo elemento è che sicuramente analizzando le conseguenze indirette è importante anche distinguere fasi diverse. La fase acuta di accesso, i primi mesi del 2020, quindi marzo, aprile, maggio 2020, che è stato il periodo in cui si è cominciato a vivere questa esperienza, e le fasi invece più croniche, in fondo a distanza di un anno stiamo vivendo qualcosa che è un'emergenza tra virgolette cronicizzata, cioè qualcosa che dura a lungo tempo. E ancora sarebbe molto importante anche tenere presente che anche all'interno di questo percorso ci sono stati momenti diversi, pensiamo, non so, il lockdown oppure delle fasi di riapertura o ancora per esempio esperienze anche individuali molto diverse, pensate non solo alle quarantene per questioni legate a contagi, quindi questioni sanitarie, oppure anche delle quarantene legate diciamo a possibili contatti con casi a rischio. Quindi questa prima distinzione che ho fatto è interessante perché anche sulla letteratura scientifica è come se noi avessimo due momenti, anche nei nostri studi ci sono stati due momenti. Una prima fase che è quella marzo-aprile-maggio 2020 in cui avevamo a che fare con studi che analizzavano le conseguenze indirette del Covid-19 sulla salute dei bambini, ma anche quelle dirette, come vedremo dopo, attraverso o degli opinion paper, quindi degli studi di autori che dicevano potrebbe succedere questo, perché in altre condizioni è successo questo, oppure delle analisi della letteratura che cominciavano a, nel caso della letteratura cinese, ad avere anche delle esperienze di 3 mesi, 4 mesi, però capite, un tempo comunque limitato, oppure descrivevano ancora altre pandemie. Invece adesso siamo in una fase in cui cominciamo ad avere dei dati un po' più consolidati. Quindi ecco, in questa slide, nella prossima e in questo percorso che faremo adesso, vedremo un po' i nuclei tematici che sono stati affrontati e che rappresentano un po' i diversi ambiti delle conseguenze appunto indirette del Covid-19 sulla salute dei bambini. E quindi vedete che questi nuclei tematici hanno a che fare con la salute in generale, quindi una salute che è una salute fisica, che ha a che fare con l'alimentazione, con l'attività fisica, con il sonno, e poi un focus molto molto specifico sulla salute psichica, non che la salute psichica non faccia parte della salute generale, attenzione, ma diciamo per motivi diciamo descrittivi in questo caso usiamo questa modalità. Quindi il primo gruppo di lavori per esempio che hanno affrontato questo sono stati quelli che faccio un piccolo inciso che avrei dovuto fare prima ma che voglio riprendere adesso, in qualche modo affrontare le conseguenze indirette del Covid-19 sulla salute dei bambini ci consente anche di rivedere il ruolo della scuola e di rivedere anche la funzione che la scuola ha avuto nel corso del tempo e che ha avuto anche all'interno diciamo di questa fase pandemica. Quindi dicevo, il primo nucleo tematico è proprio questo che ha a che fare con salute e benessere, e vedete adesso scorro molto velocemente 3 articoli che per esempio analizzano gli effetti della pandemia, soprattutto delle fasi iniziali del lockdown, sul sonno, quindi l'alterazione del sonno e la modifica di alcune abitudini, alcune attitudini che già erano conosciute ovviamente in precedenza, ma che durante la pandemia si sono modificate. Per esempio, questo è uno studio. Ho qualche difficoltà ogni tanto andare avanti con le slide, quindi mi scuso se si blocca ogni tanto. Questo è un primo studio che per esempio ha confrontato la qualità del sonno, l'uso dei media digitali, la presenza di comportamenti, l'aumento di comportamenti legati alla sedentarietà, e per esempio questo che è uno dei primi studi rileva una alterazione della qualità e della quantità del sonno, è un'influenza del confinamento al casa ed un lockdown più ristretto su tutti questi 3 elementi. Quest'altro studio che analizza una casistica molto molto ampia, sono circa 20.000 questionari, ma potete anche immaginare dal punto di vista metodologico che soprattutto nelle fasi più acute diciamo della pandemia anche i ricercatori hanno dovuto modificare le loro metodologie, quindi utilizzare delle rilevazioni online che hanno una validità in termini di rilevazione online a fronte invece di altre tipologie di rilevazioni che era possibile svolgere diciamo in
in altri periodi. Ed è interessante perché anche questo studio trova delle modifiche del pattern del sonno, soprattutto per esempio delle modifiche che sono anche legate per esempio ancora una volta all'uso degli strumenti, ma ancora una volta a delle nuove abitudini che vengono consolidate nell'ambito di questa fase, ma ancora un aumento notevole, diciamo, per esempio del numero di ore di sonno anche durante le giornate. Questo esempio qui è un esempio di uno studio più recente dove cominciano a farsi anche delle analisi di tipo che analizzano maggiormente le relazioni causali tra le variabili. Per esempio, questo studio rileva una relazione, uno spostamento del tempo del sonno, per cui il tempo dell'addormentamento si sposta di 2 ore e il tempo di risveglio si sposta di 2 ore. Generalmente, ma questo tempo di addormentamento e di risveglio si modifica anche in funzione della tipologia del lavoro dei familiari e delle modifiche delle attitudini dei familiari. Questo è un punto che non so se riuscirò a trattare nei dettagli, ma vedete che più andiamo avanti in questa letteratura, più si vede una relazione stretta anche tra la salute dei familiari e la salute dei bambini. Un altro nucleo tematico è quello della disponibilità del cibo. Ve lo riassumo, diciamo, generalmente dicendo questo, che c'è un'osservazione generale che le scuole in molte parti del mondo e in alcune condizioni, diciamo, socio-economiche garantiscono la disponibilità del cibo, la chiusura delle scuole rende meno fruibile, meno disponibile questo cibo, rende meno disponibile anche questo cibo in termini proprio di cibo che sia, come dire, salutare, un cibo che sia ben dei pasti, certe volte è l'unico pasto disponibile nel corso della giornata, l'unico pasto salutare è il pasto appunto che viene fornito nella scuola. Poi ci sono studi, vado un po' veloce perché mi rendo conto che sto sforando un po' sui tempi, ci sono studi che invece analizzano per esempio l'attività fisica, era un dato già conosciuto, l'attività fisica è minore d'estate quando non c'è la scuola ed è minore quando nei weekend. Diversi studi rilevano un'alterazione delle abitudini legate all'attività fisica durante il lockdown, durante la chiusura delle scuole, con un aumento, questo studio di Gallo in particolare, che analizza in particolare però studenti dei primi anni dell'università, con un aumento anche dell'assunzione di cibi calorici, una modifica qua della qualità anche dei cibi che vengono assunti. Quindi una riduzione dell'attività fisica, un aumento dei comportamenti sedentari e una modifica anche dell'alimentazione. Ancora, questo è un tema cruciale che magari necessiterebbe anche di un approfondimento ulteriore. Già nella pandemia di Ebola si era visto che il lockdown avrebbe provocava un aumento della conflittualità intrafamiliare, quindi anche del rischio di abusi e maltrattamenti all'interno delle famiglie. Questo è un dato che si è ancora una volta confermato anche nel corso di questa pandemia, purtroppo. E andiamo a vedere invece gli aspetti legati proprio alla salute psichica. Allora, questo studio di Goldberstein, che è uno dei primi che sono stati pubblicati proprio a marzo 2020, ci ricordava che la scuola, per esempio, è anche un luogo che consente di monitorare la salute dei bambini, non solo la salute da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della crescita, ma anche la salute psichica, perché ci ricorda Goldberstein, per esempio, in alcuni contesti la scuola è anche l'unico luogo in cui è possibile anche accedere a servizi di salute mentale o di supporti nell'ambito della salute psichica. E quindi, ecco, brevemente adesso vi racconto quest'ultimo nucleo tematico che ha a che fare proprio con le conseguenze psicologiche, cioè le conseguenze indirette del Covid-19 sulla salute dei bambini in termini di conseguenze psicologiche. In questo, questa slide sono un po' elencati. E questo è uno studio di marzo del 2020, un gruppo, appunto, uno studio che era stato compiuto in Cina nei primi mesi appunto del 2020, che già evidenziava le conseguenze psicologiche della chiusura delle scuole, della quarantena e del lockdown. E adesso che cosa abbiamo? Abbiamo dati, diciamo, un po' più consolidati, per esempio questo studio di Panda et al, che in realtà analizza
analizza, fa una meta-analisi di altri 15 studi che hanno analizzato specificamente le conseguenze psicologiche in termini di ansia, depressione, irritabilità, alterazione dell'umore, disattenzione, ancora una volta disturbi del sonno, e che quindi con una, tenendo conto dei 15 studi, quindi di una campione anche molto ampio, seppure molto eterogeneo dal punto di vista dei paesi che sono stati presi in considerazione, che appunto rileva una frequenza molto elevata sia di ansia, di depressione, irritabilità, inattenzione, rileva ancora, dato che è confermato da altri studi, che molti, una percentuale molto elevata, l'89% dei genitori indica delle differenze, del cambiamento delle condizioni psicologiche dei propri figli, e ancora un altro dato che ugualmente meriterebbe, diciamo, un ulteriore approfondimento, una percentuale piuttosto elevata di bambini e adolescenti che mostrano appunto una sintomatologia che è più legata a tutto ciò che ha a che fare con sulla salute psichica dei bambini. In fondo lo studio di Guido et al. ci dice che la pandemia rappresenta una condizione di stress prolungato, una condizione di stress nella quale si associano la paura dell'infezione, la noia nelle condizioni di lockdown, nella condizione di quarantena, la frustrazione, l'assenza di informazioni e ancora una volta magari anche delle condizioni psicosociali che si sommano a questo. Non so, immaginate la perdita del lavoro, la modifica del lavoro, le condizioni di stress da parte dei genitori, che a loro volta poi influenzano pesantemente anche la condizione dei bambini e degli adolescenti. Direi che uso l'ultimo minuto eliminando, diciamo, un'altra parte che avrei voluto trattare, per farvi vedere questa slide che ci dà un po' una sintesi anche di una differenza, di una differenziazione particolare nelle conseguenze psicologiche rilevate appunto dagli studi. Differenze psicologiche che sono diverse anche in funzione dell'età della popolazione in età scolare. Quindi in età prescolare, come vedete in questa slide, sono prevalentemente comportamenti che noi chiameremo comportamenti regressivi, bambini che hanno paura di stare da soli a casa, che mostrano difficoltà nel sonno, che presentano degli incubi, che mostrano difficoltà nel controllo sfinterico, o ancora che mostrano quelli che sono appunto indicatori di equivalenti depressivi, quindi appunto il piagnucolio, la necessità di stare più coi genitori. In età scolare, quindi dai 6 ai 12 anni, aggressività e irritabilità, ma anche sintomi somatici, ma anche alterazione del sonno, ma anche alterazione dell'alimentazione e ancora in alcuni casi anche forme diciamo di sfiducia e di riduzione dell'interesse nei confronti dei pari. Negli adolescenti questi aspetti in più, insieme con apatia, insieme con altri sintomi ancora più evidenti di tristezza, di depressione, e ancora però altri elementi che hanno a che fare più per esempio con lo stigma, con delle paure legate al contagio, insomma, e così via. Io mi fermo a questo punto, lasciando, diciamo, alcuni aspetti che riguardano poi alcuni suggerimenti un po' per l'intervento, per la parte successiva. Vi ringrazio per l'attenzione fino adesso e direi che passerei la parola alla dottoressa Masala, perché così può condividere, diciamo, gli aspetti sulle conseguenze dirette. Buongiorno, io adesso mi focalizzerò la mia parte di presentazione. Potete confermare come che mi sentite bene? Ok. Ovviamente, prego. La mia parte di presentazione ha un focus più sugli effetti diretti sulla salute dei bambini, quindi bambini che contraggono il virus e in che modo si presenta e in che modo poi si sviluppa. Noi nella nostra ricerca, fatta con dati che sono stati raccolti tra marzo e maggio del 2020, quindi a inizio della pandemia, abbiamo potuto evincere due affermazioni principali, che sono minore l'età dei bambini e minore il rischio di infezione e gravità della patologia, e più alto il numero di comorbidità, più alto il rischio di infezioni gravi e di gravità della patologia. E inoltre, nei bambini ci possono essere alcuni segni e sintomi peculiari che sono differenti rispetto alla presentazione negli adulti.
è ancora che tutti i bambini sono suscettibili e possono contrarre il virus, ma i neonati e gli infanti hanno degli esiti patologici più gravi rispetto alle altre fasce di età fino ai 19 anni. Adesso è importante considerare il fatto che da marzo-maggio 2020 ad oggi è passato un anno e i casi sono aumentati notevolmente, abbiamo molti più dati. Quindi anche il modo in cui si presentava il Covid era un po' diverso. I dati e le ricerche erano ancora pochi, uno dei principali era quello di Ludwigson, che era un review sistematico che riportava soprattutto dati raccolti nei casi della Cina, dove è iniziata la pandemia. E possiamo vedere che la maggior parte dei bambini presentava segni come, e sintomi come febbre, tosse e eritema faringeo, intorno a poco meno del 50% dei bambini, con diagnosi confermata di Covid. Iniziavano già a presentarsi alcune presentazioni gastrointestinali con diarrea e vomito. E ci sono vari indicatori della gravità della patologia che riguardano la saturazione dell'ossigeno sotto il 92%, l'aumentata frequenza respiratoria e l'aumentata frequenza cardiaca, che vanno proprio a presentare la ridotta ossigenazione dei tessuti. Nelle ricerche principali raccolte da Ludwigson sono alcuni, soprattutto nei bambini di Wuhan, all'inizio della pandemia. Dove possiamo vedere che dei 2.143 bambini con confermata diagnosi di Covid, circa il 12% si presentava in modo asintomatico, poco meno della metà aveva una presentazione lieve, che significa era intesa come sintomi respiratori lievi o digestivi lievi, moderata con presentazione come polmonite, in alcuni casi con tosse sibilante, wheezing, respirazione sibilante, oppure avevano imagistica con la TAC polmonare, si presentavano delle modificazioni tipiche del Covid, mentre le presentazioni gravi erano molto inferiori, intorno al 5,2%, che presentazioni gravi vengono intese come coinvolgimento sia respiratorio che gastrointestinale. Con presentazione con dispnea, cianosi e ipossia generalizzata, mentre i casi critici sono quelli che hanno avuto bisogno di sostegno, supporto agli organi, quindi terapia intensiva, con sindrome di stress respiratorio acuto e shock. E possiamo vedere nel grafico a destra come appunto dicevamo che nei neonati e negli infanti sotto un anno la presentazione grave e critica era molto più elevata, e man mano che si andava avanti con le fasce di età verso i 17-19 anni ci sono meno patologie gravi e critiche. Abbiamo anche dei dati, sempre poi riassunti da Ludwigson, le prime presentazioni nel periodo raccolte fino a marzo negli Stati Uniti d'America, dove soltanto tra l'1,5 e il 2,5% dei bambini che venivano ricoverati per il Covid, solo tra l'1,5 e il 2,5% avevano bisogno di ospedalizzazione, ma nessuno aveva avuto bisogno di terapia intensiva. E spostando il focus sulla mortalità, all'11 febbraio del 2020, su 44.600 casi totali di Covid nel mondo confermati, c'erano stati 1.023 morti. Ma soltanto una morte era di un bambino tra i 10 e i 19 anni e nessuna tra i 0 e i 9 anni. Adesso possiamo vedere come sono un po' cambiati i dati un anno dopo. C'è da prendere in considerazione il fatto che ad oggi ci sono ancora pochissime ricerche con dati significativi come review sistematici e meta-analisi. E questa è una di quelle, quella di Wang ed altri, una meta-analisi abbastanza comprensiva che raccoglie dati principalmente fino a giugno 2020 e poche altre cose da gennaio 2020 fino a ottobre 2020. Possiamo vedere come sono aumentati di più, poco di più, le rappresentazioni asintomatiche, quindi i casi tampone
test positivo per il Covid, ma siamo passati dal 12,9 al 21,1%, quindi siamo quasi raddoppiati. E se le presentazioni respiratorie e febbre sono andate oltre, mentre erano poco sotto il 50%, ora sono poco sopra il 50%. Sintomi gastrointestinali ugualmente sono quasi raddoppiati, erano intorno al 7%, adesso siamo al 14%, e possiamo notare che c'è un nuovo tipo di presentazione che include sintomi neurologici, di cui parlerò nelle slide successive. E abbiamo un dato, i casi gravi sembrano appena minori, erano intorno al 5%, siamo adesso al 3%, e la mortalità abbiamo un dato che è intorno allo 0,28%. Una delle presentazioni più gravi con cui i bambini si presentano e che è caratteristica dei bambini è la sindrome di infiammatoria multisistematica dei bambini, che ha una prevalenza del 0,14% e si presenta come altre due malattie infiammatorie sistematiche, che sono la malattia di Kawasaki e la sindrome da shock tossico. Si presentano 3 a 4 settimane post infezione da Covid e, come possiamo vedere, 469 bambini inclusi in questo studio avevano avuto bisogno di terapia intensiva, quindi su 662 casi totali investigati. Quindi bambini che si presentano con questo tipo di presentazione e complicazione da Covid hanno un outcome decisamente peggiore rispetto alla malattia lieve. L'età media di presentazione per questo è intorno ai 9 anni, quindi non è esattamente i neonati e gli infanti come abbiamo potuto vedere nei dati precedenti, dei dati di un anno fa. Però quello che non è ancora chiaro è quali sono gli effetti a lungo termine di questo tipo di presentazione, nella vita dei bambini. E ancora di più possiamo vedere riguardo i sintomi neurologici per un'altra ricerca dell'università degli Stati Uniti, e possiamo vedere una lunga lista di presentazione di sintomi neurologici e normalmente si presenta accompagnata da una sintomatologia polmonare più lieve. Il problema della presentazione con sintomi neurologici è che i bambini sono ancora in età di sviluppo. Quindi il sistema neurologico dei bambini si sta ancora sviluppando e come per quella precedente, la presentazione precedente, non siamo ancora a conoscenza degli effetti a lungo termine di questo tipo di presentazione, che tipo di effetto avranno nello sviluppo neurologico dei bambini. Quindi se vogliamo tornare un attimo alle affermazioni che abbiamo di cui abbiamo parlato all'inizio, che abbiamo fatto un anno fa, in base ai dati che avevamo un anno fa. Quello che dicevamo era minore l'età, minore il rischio di infezione e la gravità della patologia. Questo è ancora un dato che è un'affermazione che va ancora di più confermata. Possiamo vedere che sì, negli infanti era un po' di più e negli adulti comunque le presentazioni sono più gravi, però abbiamo ancora pochi dati rilevanti per confermare di nuovo questa affermazione. Però è sempre attuale il fatto che più ci sono comorbidità, più è alto il rischio di infezione e gravità della patologia, sia nei bambini che negli adulti. Prendiamo in considerazione, per esempio, i bambini con tumori nell'infanzia. Abbiamo confermato che le presentazioni cliniche dei bambini sono un po' peculiari e non si presentano negli adulti, come la presentazione neurologica e quella del MISC. Però, come abbiamo visto, gli infanti sì, sembrano avere degli outcome più gravi, però effettivamente se le altre presentazioni sono intorno all'età dei 9 anni, allora c'è da riconsiderare questa affermazione, in vista però di dati di cui non abbiamo ancora, cioè, servono un numero maggiore di dati al riguardo. Quello di cui parlavamo prima, il tunnel sanitario, c'è sempre da considerare sì il fatto che il nostro sistema sanitario si deve concentrare sul salvaguardarsi e poter garantire accesso alle cure urgenti a quante più persone possibili,
ma questo tunnel sanitario va a creare anche, appunto, come abbiamo parlato prima, gli effetti indiretti, ma limita anche l'accesso ad altre cure, quindi molte altre patologie, molte altre presentazioni per cui una diagnosi magari viene effettuata molto più in ritardo rispetto a quello che dovrebbe essere, oppure patologie esistenti che vengono un po' ignorate, sia da una parte per l'elevata pressione sul servizio sanitario che effettivamente non può andare a prestare servizio a tutti quelli di cui hanno bisogno perché non ci sono abbastanza risorse, sia in termini di personale, ma anche in termini di risorse economiche e spazi, soprattutto spazi, ma anche per il timore proprio del contagio da parte degli utenti o dei pazienti a presentarsi per queste cure, perché magari, soprattutto all'inizio della pandemia, c'era molto timore per le persone di andare in ospedale e contrarre il Covid una volta in ospedale. Quindi, come dicevamo prima, decisamente abbiamo ancora bisogno di altri studi, tra cui principalmente studi che riguardano i bambini come veicoli di contagio. Quindi la chiusura delle scuole effettivamente riduce questo rischio di contagi oppure no? Quanto possono i bambini contagiare tra di loro e contagiare gli adulti? Effettivamente la chiusura delle scuole aiuta nella riduzione dei contagi? Servono ancora altri dati a riguardo. E altri studi necessari sono appunto la prevalenza di presentazioni gravi a confronto con l'influenza, perché dobbiamo ricordarci che se l'influenza è sempre presente, quest'anno probabilmente è stata meno presente per il fatto che tutti quanti erano in isolamento a casa e con distanze di sicurezza e maggiori misure igieniche che hanno ridotto appunto la presentazione dei casi gravi di influenza, ma anche l'influenza si è sempre presentata in modo grave. Quindi anche la vaccinazione e tutte queste misure di cui stiamo usufruendo adesso, bisogna vedere se riusciamo a portare il numero di contagi e la gravità effettiva, la necessità di terapia intensiva del Covid a un livello più tollerabile dal sistema sanitario. Quindi in conclusione, per concludere la mia parte, è sempre importante ricordare tutte le conseguenze che il Covid porta, quindi non soltanto gli aspetti diretti sulla salute fisica, ma quello di cui abbiamo parlato prima, anche sono gli aspetti sociali, sulla salute psicologica e gli aspetti economici. Quindi adesso posso lasciare la parola al professor Masala, che avrà un focus più nello specifico. Grazie mille. Prego, professore. Quanto tempo mi rimane? Una decina di minuti. Lo faccio appena in tempo a presentare un caso. Ora, avete sentito tanti dati, no? Ma poi esiste il caso, no? Il caso clinico. Io sono un clinico, ecco, interagisco con l'individuo, no? Non sei stanca. Quindi tu mi dicevi che all'asilo potevi fare dei giochi, no? Una bambina di prima elementare di 6 anni, quasi 7. Vabbè, ti fa altri giochi. All'asilo c'erano anche dei giochi dentro. L'asilo c'erano anche dei giochi. E c'era anche un giardino poi. Sì. Dove ci portavamo di solito e c'erano anche in giardino i giochi. C'era lo scivolo. E la cosa che ti piaceva di più? C'era tipo un parco all'asilo. Sì, sì, sì. E invece nella scuola? Adesso nella scuola ci portano solo fuori in giardino a giocare, poi dopo un po' ci portano dentro e studiamo. Poi andiamo a pranzare, perché sì. Noi pranziamo lì a scuola. Sì. Tu sei in prima, vero? Sì, sì. Elementare. Sì. Ma se c'è anche il giardino nella scuola elementare, è come l'asilo o no? O è diverso? Allora, nell'asilo c'erano i giochi, invece nel giardino della scuola non ci sono, però c'è il recinto
dove possiamo entrare a giocare tipo a calcio. Io non gioco a calcio, giocano soltanto i maschi. Ma allora perché ti piaceva più l'asilo che la scuola elementare? Non lo so, perché con la si studia e l'asilo non si studiava. Ma studi che è faticoso lo studio? Cosa? È faticoso? Un pochino. È più faticoso o più noioso? Un po' faticoso. Un po' faticoso. Studiare cosa significa? Scrivere? Non lo so. Scrivere, Scrivere, sì. Poi? Non lo so. Anche leggere? Sì, anche. Anche ascoltare. Per esempio, ascoltare cosa. Ma ascoltare quello che dicono tutti i tuoi compagni o quello che dice la maestra? La maestra. No. Ma e nell'asilo non c'era questo di ascoltare? No? Solo giocare? Facevamo anche dei disegni, però. Ah, sì. Perché vuoi scrivere il tuo nome? Così, perché mi piace. Mi piace scrivere. Piace Sì. scrivere? Non lo so. Lo sai fare il cognome? Cosa? Il cognome lo sai scrivere? Sì. Ah, sei proprio bravissima. E cosa scrivi oltre al tuo nome? A scuola scrivo la data, Sì? scrivo il giorno e vabbè, diciamo. E quando giocavi, eri tu che sceglievi il tuo gioco? Oppure te lo diceva la maestra come giocare? No, 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 all'asilo li sceglieviamo, Sì. come si chiama? Li abbiamo scelti noi l'asilo, Sì. giusto? E invece nella prima A? Invece nella prima dobbiamo fare proprio quello che ci dicono le maestre. Proprio solo quello che ti dicono le Sì, maestre. proprio solo. Ma in classe ci stavate mai? Cosa? Anche in classe stavate, non solo nel giardino. No, anche in classe, sì. E in classe Classe dove? di più. Ma dovevate stare seduti? Allora, abbiamo tutti i banchi separati, Sì. perché adesso c'è il coronavirus, cioè Ah, ci sì. dobbiamo... Ma che cos'è questo coronavirus? Cosa? Che cos'è questo coronavirus? Quello delle mascherine. Ah, sì. Certo. E quindi dovete stare separati? Seduti. Ma non si può alzare? Allora, dobbiamo alzare soltanto la mano. Ah, soltanto la mano? Per esempio, fammi un esempio. Poi, Quando è che hai alzato la mano una volta? noi alziamo la mano così e le maestre ti dicono che c'è. E io tipo devo andare in bagno e le chiedo, maestra, devo andare in bagno? Posso? E mi dice di sì oppure Oltre che andare in bagno, per che cosa ti puoi alzare? no. Per niente. Proprio per niente, niente. No. Neppure per temperare le matite. Sì, per quello sì. Sembrare le matite sì. E tu le temperi le matite? Sì, abbiamo il cestino, cioè abbiamo tre cestini in classe. Sì. Uno della plastica, uno del vetro e l'altro della... L'altro non me lo ricordo. Ma dove lo butti quando temperi le matite? Vabbè, diciamo, li temperò anche tipo, faccio cestini a caso io. Cosa fai? Faccio cestini a caso. Cestino a casa? Sì, cestini a caso. E ti devi alzare molte volte per temperare le matite? Sì. Per esempio, quante volte ti devi alzare? Diciamo. Due volte, tre volte o di più? Io due volte. Ti alzi di più per temperare le matite o per andare in bagno? Tutti e due. Tutti e due? Ma in bagno ci riesci ad andare un po'. E quando vai in bagno fai una passeggiata anche. Se ci dicono le maestre, andate a fare una passeggiata, che le maestre ci
che noi a scuola facciamo una Monelli e noi ci dicono vai a fare una passeggiata così ci possiamo calmare un po' e poi possiamo ritornare in classe. Allora, noi a scuola abbiamo gli incarichi, sai cosa sono gli incarichi? Spiegamelo tu. Allora, gli incarichi sono tipo dove distribuisci le schede, dove distribuisci i quaderni e vabbè, dove distribuisci anche cose poi. Adesso abbiamo gli incarichi, tipo andare a mandare in bagno, oppure non mandano solo le maestre in bagno, mandano anche i bambini. E vabbè. E tu che incarichi hai? Io non ne ho incarichi, non mi scelgono mai. Io Non? non ne ho incarichi, non mi scelgono mai. Ah, non ti scelgono. No. Ah, capito. E tu ci rimani male? Vorresti avere un incarico? Sì, io vorrei avere un incarico, ma nessuno mi sceglie, non lo so. Ma e che incarico vorresti avere? Andare a fare le schede. Le schede? Sì. E cosa significa fare le schede? Non fare, a fotocopiare le schede, volevo Ah, dire. sì, fotocopiare le schede. Ma tu, ma l'hai mai visto il coronavirus? Io no. No. E se lo vedi? E Cosa? se lo vedessi? Ma è una cosa grande, piccola, com'è questo coronavirus? Per me è piccola. È piccolo. Piccolo quanto? È così. Così? Così, aspetta, facciamo così. Ci stanno due mie mani tutte aperte, così. Ma chi è che l'ha visto questo coronavirus? Ma quindi scappa. Lui è invisibile. Ah, è invisibile. E quindi ci può essere anche qui questo coronavirus. Ma farebbe rumore. Dipende. Dipende da che cosa. Che lo può fare. Se lo può fare, ma fa un rumore come un gatto che scappa o un topo. Non lo so. Ma tu hai paura di questo coronavirus? Un pochino. Un pochino. Ma riesci a dormire? Quindi non hai tanta paura. Ma scusa, ma come fa a farti del male questo coronavirus? Perché lui è invisibile e può andare dentro la nostra pelle, la nostra bocca, il nostro corpo e te lo può acchiappare. Acchiappare che cosa? Il coronavirus. Si può acchiappare? No, non ho capito bene questo acchiappare. Acchiappare vuol dire che ti può prendere Ah, e ti ti fa. acchiappa come una mano? Sì, così Sì, come una mano. sì. No, cioè, si appoggia e poi va dentro il nostro corpo e ce lo contagia. Ma come fa a entrare se è così grande come dici tu? È un pochino così. Vabbè, ma a entrare dentro il naso, come fa questa cosa così? Non lo so. Non lo so. Diventa piccolissimo oppure o sempre uguale? Non lo so Questo questo, non l'ho mai visto io. non ho capito. Mi è stata portata per questo motivo del comportamento scolastico. Si addormenta in classe, non compete l'attività in classe, le maestre si sono lamentate perché non finisce i lavori che vengono fatti in classe. Si offende facilmente con i compagni, comunque è socievole e cortese con gli insegnanti. Comportamento a casa. Non si vuole alzare per la scuola, non vuole andare a dormire, si trattiene a giocare con i cellulari, utilizza TikTok per fare i filmati, molto, lo utilizza abbastanza. Si trucca, si cura le unghie, con le unghie finte, balla ed è molto movimentata. Poi disordinata, svuota gli armadi lanciando le cose in aria, si alza continuamente dal tavolo mentre deve mangiare, invece di fare i compiti si ribella e usa il turpiloquio. Dice anche parole un po', insomma, considerazioni sulla scuola. Ma chi, puntini puntini, avrà inventato questa scuola? Io
Ecco, poi non si sposta da una stanza all'altra da sola. Praticamente si vuole fare accompagnare da una stanza all'altra di casa. Vuol comandare lei, è sgarbata. Mentre all'esterno con i coetanei, con i cugini, non ci sarebbero problemi. La mamma è molto spaventata è molto spaventata per questo suo comportamento. La sua vita sarebbe cambiata solamente perché quando era. Quindi so se si è capito che frequenta la prima elementare, no? E l'anno scorso il lockdown ha inciso un po' alla fine dell'anno. Però non è stato mai segnalato nessun problema nella scuola dell'infanzia. Da quando quest'anno c'è stato il lockdown nuovamente, non è più potuto andare in palestra. Lei praticamente fa un orario continuato, quindi da scuola andava direttamente a fare danza. O ginnastica artistica per un'oretta. Ecco, questo la deprivazione più importante può essere stata questa. Noi, in effetti l'abbiamo conosciuta da circa 4 giorni, quindi abbiamo iniziato a testarla. Solitamente da noi vengono per problemi di apprendimento, per i DSA o con comorbidità che solitamente si accompagnano al DSA come i disturbi dell'attenzione o iperattività. Quindi diciamo che si sottopone a dei test standardizzati per valutare gli apprendimenti e poi si fa una ricognizione. Con un test per testare se ha dei problemi cognitivi indipendentemente da quello che è il rendimento scolastico. Quindi è all'inizio della nostra valutazione. Si è già visto che ha probabilmente dei problemi spaziali, perché per esempio il disegno con cubi ha fatto ha conseguito un punteggio abbastanza inferiore alla media, mentre per esempio sui concetti illustrati, nella BC 4, il concetto illustrato fanno parte dell'indice visopercettivo. Però non è spaziale, diciamo. Quindi ecco, c'è un po' un contrasto. Sto dicendo questo perché i bambini con la sindrome non verbale, per esempio, hanno problemi, oltre che spaziali, problemi della matematica e problemi anche di comportamento sociale. Sono bambini che hanno pochi amici. Però ecco, diciamo, in lingua non c'è questo problema fuori dalla scuola. Ecco, nella scuola le maestre la devono riprendere perché un po' alza la voce, disturba un po' i compagni, ecco, questo comportamento scolastico. Soprattutto lei si lamenta appunto per questo, per il non poter giocare. Come giocava nella scuola materna, e perché tutte le cose da fare sono un po' imposte dall'insegnante. Questo è il motivo della materia da parte della bambina, esplicito da parte della bambina per quello che avete sentito. Per altri invece è una bambina simpatica, sa un sacco di cose sulla scuola, cioè è molto orientata, no? Per questo. Durante la valutazione ha chiesto
di vedere la mamma, quindi si è affacciata al balcone, la mamma era giù in macchina, poi ha voluto bere acqua e a un certo punto ha detto ho mal di pancia, e questo mal di pancia è coinciso con, sapete com'è il test, come la Wish, gli item sono concepiti in modo da iniziare con quelli più facili e finire con quelli più difficili. E quando si è trattato, no, di salire su più difficile, si è alzata, insomma, ha fatto un time out. Ho ancora tempo oppure... Diciamo che siamo al limite. Al limite. Durante la conversazione ho cercato di vedere se si annoiasse a scuola, però forse non conosce abbastanza il concetto di noia, no? Tutto sommato è un concetto di noia, si sta sviluppando in questi... Ecco, ci sono molte ricerche sul lockdown, anche il lockdown coincide con qualche cosa, no, che dovrebbe fare annoiare, no? Perché bisogna stare un po' rinchiusi, non si può uscire quando si vuole e così via, insomma. Ecco, un altro indizio può essere quello che vuol comandare a casa. A casa si presta a lavare i piatti, a fare le cose, non vuole riordinare la camera, e soprattutto non vuole studiare. Lascerei così il mio intervento, per cui se ci sono delle domande. Grazie mille, grazie veramente tanto. Allora, io mi scuso perché ovviamente il tempo che avevamo previsto per il webinar è decisamente poco rispetto all'argomento trattato, perché questo meritava veramente un seminario più ampio, perché avete portato tanta di quella letteratura che è affascinante, soprattutto, e poi per noi è la prima volta che affrontiamo questo, diciamo, questo argomento, proprio il problema della salute degli studenti sotto poi tutti i punti di vista, l'avete proprio sviscerata, quindi vi ringrazio tantissimo. Abbiamo posto problemi di memoria di lavoro, no? Così avete sperimentato quando un bambino possa trovarsi spaesato ad un certo punto. Ah sì, quello sicuramente. Io mi ritrovo molto diciamo in quello che è stato detto, il pre e il post lockdown, visto anche nelle mie figlie, quindi capisco poi comunque l'effetto. Allora, vediamo se ci sono degli interventi. Allora, la professoressa Paolozza afferma che la scuola dell'infanzia, vabbè, è la fase più bella nella vita, la bambina ha rappresentato proprio bene la differenza tra i due ordini di scuola, non c'è dubbio, ha capito subito. E il professor Mazzoli, non so se vuole intervenire, dialogo molto interessante e ben condotto, un altro complimento anche da parte di Giuseppe Pillera. Non so Paolo se volevi intervenire e dire qualcosa. Sì, grazie Patrizia, proprio velocissimamente un grazie a tutti e tre. E un'osservazione unica, perché il tempo, come dicevi tu giustamente, è molto poco. Cioè, potrebbe essere che, guardando così a fondo le varie dimensioni del, diciamo, di come si ripercuote il Covid sui bambini, tra i piacevoli effetti collaterali ci possa essere un guardare un po' meglio i bambini in generale, perché effettivamente molte delle cose che avete detto, e in particolare la testimonianza, questo documento, diciamo, in presa diretta di un dialogo con la bambina, sì, parla anche un po' di Covid, ma parla tantissimo di quali sono le difficoltà più che comuni. Ecco, adesso non so se questa bimba verrà o no valutata come una bimba con difficoltà. Se queste sono le sue difficoltà, così da vecchio preside posso dire che ce l'hanno più della metà dei bimbi di prima elementare, alcuni lo mandano a dire, altri no, però è un qualcosa che dovrebbe in qualche modo interrogarci come insegnanti, come educatori, adesso al di là dell'aspetto medico. Quindi grazie per tutti questi spunti, perché potremo continuare anche a rifletterci in un secondo momento. E c'è un intervento da parte di Silvia Vinci, prego, lo può...
o farlo direttamente, visto che c'è un pochino di tempo ancora. Ok. Sì, sì. Ecco, io volevo fare complimenti ai tre relatori e chiedere loro se potessero fare una prospettiva con i numerosi dati che hanno raccolto nel corso di questo anno, anche su fronti diciamo completamente diversi, quindi su tanti ambiti della vita quotidiana, scolastica, dei bambini, ecco, se possono ipotizzare che cosa potremmo aspettarci, ma quali possono essere delle conseguenze sui bambini a livello scolastico, no? Perché appunto loro sono comunque esperti diciamo di apprendimento e di infanzia. Quindi non so chi può essere di rispondere, se la dottoressa Madra, la professor Madra, Sì, intanto ringrazio tutti per le considerazioni che secondo me hanno proprio centrato un po' l'intento in qualche modo esplicito e implicito anche del nostro intervento. Quindi voler in qualche modo riportare proprio l'attenzione ai bambini, ha detto il professor Ramazzoli, e questo un po' era nascosto nella metafora. Nascosto un po' nella metafora del tunnel sanitario, cioè il tunnel sanitario ha messo i bambini in secondo piano e noi vorremmo in qualche modo riportarli per capire meglio, no? Nel senso che questo primo anno ci ha consentito di vedere alcuni aspetti, un'evoluzione anche dal punto di vista epidemiologico, delle conseguenze proprio mediche del Covid, e stiamo cominciando a capire anche gli effetti psicologici. Non siamo secondo me in grado in questo momento di capire che cosa succederà dopo, nel senso un po' come siamo in questo momento in grado di capire anche quando finirà questa pandemia, no? Abbiamo la sensazione che appunto in questo momento siamo in una fase diversa rispetto all'anno scorso, ci sono strumenti diversi, ci sono elementi diversi anche di natura sanitaria, però sicuramente forse, ecco, per rispondere alla dottoressa Vinci, in questo momento è importante la consapevolezza, e quindi è importante anche riconoscere, per esempio, il fatto che la scuola in quest'anno ha rappresentato una grandissima continuità, ha rappresentato, pur appunto negli adattamenti importanti che la scuola ha dovuto fare, quindi parlo di quella scuola in generale, l'istituzione scuola anche, quindi tutti gli insegnanti, ha rappresentato invece una grandissima continuità, così come l'apprendimento ha rappresentato una continuità, e questo secondo me è molto evidente anche negli studi che sono stati compiuti anche dai diversi autori, anche nella nostra analisi, perché ha consentito la comunicazione, ha consentito anche nelle fasi più difficili, anche qui appunto in un lockdown più ristretto, se pensiamo a quello italiano, appunto il contatto quotidiano con la scuola è stato un elemento di contatto con l'esterno, di contatto con gli insegnanti, e quindi ecco vorrei dire che questa riflessione appunto ci riporta l'attenzione sui bambini e su tutti gli aspetti della vita dei bambini, e contemporaneamente direi però riporta anche l'attenzione sulla scuola e sul ruolo centrale della scuola nella vita delle persone in età scolare. Scusatemi un po' questo gioco di parole, diciamo, in questo momento, no? E quindi adesso probabilmente che siamo in questa fase anche di ricostruzione, un'attenzione sempre di più anche a questi aspetti, un'attenzione sempre di più a quegli indicatori che abbiamo provato a descrivere, che sono anche diversi per fascia di età. Non ultimo, all'inizio, nelle prime slide, io avevo scritto forse dovremmo capire anche un po' meglio che cosa è successo in quelli più vulnerabili. Sappiamo già per esempio qualcosa sul dropout scolastico, e sappiamo già qualcosa anche su appunto che alcuni più vulnerabili sono anche usciti un po' da questo percorso. Invece è importante in questo momento raccogliere indicatori e ascoltare, guardare appunto i bambini, gli studenti e capire, questo è il primo livello, capire che possono essere, cioè che possono
Qualche autore dice: la scuola rappresenta anche il primo momento di contatto, anche di comunicazione, di sviluppo di strategie di adattamento a questa situazione, che è una situazione che si sta modificando ma che richiede un adattamento. E ancora di più l'incertezza è un altro elemento che psicologicamente è ancora più interessante e più importante, no? E quindi ancora più importante suggerire delle strategie, sviluppare insieme strategie di coping. L'ultimo punto, rubo l'ultimo minuto perché ritengo che sia molto interessante. Gli studi correlazionali, o quelli che analizzano appunto una causalità anche multipla, dicono che i bambini e gli adolescenti riescono a sintonizzarsi, a modularsi sullo stato psicologico degli adulti. E quindi gli adulti in questo caso chi sono? I familiari e la scuola e i docenti. Quindi questo è molto importante, la comunicazione è molto importante, proprio anche la condivisione, direi, anche delle difficoltà che anche gli adulti hanno incontrato e stanno incontrando, no? Quindi anche questo è l'altro livello di consapevolezza. Grazie. Grazie mille. Non so se ci sono altri interventi. Ringrazio la professoressa Paolozza che ci fa i complimenti che i nostri lavori serviranno anche per il futuro. Ce lo auguriamo, visto che insomma lo facciamo proprio per questo. Non so, qualcun altro che vuole intervenire in merito sempre alla DAD, è un elemento di conforto per la salute emotiva e l'affettività, soprattutto negli allievi più piccoli. E il contatto è sempre l'elemento più importante. E non so se qualcun altro vuole la Presidente, prego Anna Maria. No, intanto mi unisco ai ringraziamenti e all'interesse anche proprio per questo modo a tutto tondo di parlare di questi problemi, da un lato con questioni molto generali, dall'altro con il caso che in qualche modo dà plasticità a questi discorsi. Ma mi sembra molto interessante il fatto di mettere in luce, come avete fatto finora, che c'è la dimensione sanitaria che ha prevalso, questo un po' dappertutto, no? Però la sanità fisica, perché diciamo come salvare la pelle, tra virgolette, significasse tutto, risolvesse tutto il problema, non che non sia vero, però c'è questa parte oscura, diciamo, che voi mettete bene in luce per il fatto che questa bambina è il caso, ma insomma tutti noi abbiamo assunto comportamenti insoliti, certo ci siamo abbastanza contenuti, ma io ho incontrato una psicologa che è mia, diciamo, che abita nel mio palazzo e che mi ha chiesto: ma come va? Lei è una psicologa clinica anziana, mi ha detto: come vuoi che vada? Ho detto io, è così, è un po', diciamo, Aristotele diceva che l'uomo è un animale sociale e qui la socialità ci ha impedita, quindi bene non può andare. E lei mi fa: finalmente qualcuno che lo dice, io non ne posso più. Cioè credo che la preoccupazione sanitaria fisica abbia fatto velo a tutti questi aspetti, perché poi questa bambina, che io non so da chi è partita la segnalazione, ma francamente io credo che ce ne siano tanti di bambini di questo genere, e forse sanamente reattivi, se questo butta tutto per aria nella sua stanza, beh, forse è anche un modo per esprimere la sua rabbia. Adesso non vado sulle interpretazioni perché non è il mio mestiere, però onestamente, diciamo, di tutta questa costrizione a cui siamo tutti tenuti, il fatto che i bambini manifestino cose diverse, inattese, mi sembra un dato importantissimo. Aver acceso la luce su questo aspetto dovrebbe orientare anche gli insegnanti a prendere in carico questa questione, anche nell'insegnamento, diciamo, che noi speriamo a pandemia avvenuta, diciamo finita più che avvenuta, perché chiaramente questa bambina, se l'avesse detto in un'epoca, diciamo, di non pandemia, che lei rimpianga la scuola dell'infanzia perché si giocava e questa benedetta scuola elementare è diventata una specie di carcere o comunque di situazione molto costrittiva, beh, questo, pandemia o non pandemia, molti bambini lo vivono, quindi forse questa riflessione che voi portate andrebbe proprio messa, come dire, nel fiume delle riflessioni sulla scuola ordinaria e non soltanto la scuola in periodo di Covid. Quindi io vi ringrazio molto perché è una sottolineatura necessaria. Vorrei aggiungere una considerazione. Non vuole andare a dormire, si trattiene a giocare con il cellulare, utilizza TikTok per fare filmati, si trucca, si cura le unghie, mette le unghie finte, balla ed è molto movimentata. È un sintomo o una soluzione creativa alla noia? Io sono per la bambina, quindi io difendo
io ormai mi identifico con questa ragazzina terribile, perché quando ero della sua età più o meno non mi hanno clinicizzato, ma ero così, più o meno piuttosto ribelle, quindi... Non so se ci sono altri interventi. Io, se non ci sono altri interventi, io chiuderei, non so, perché anche abbiamo sforato anche di un po'. Vi ringrazio anche per la definizione di tunnel sanitario che noi non conoscevamo e che si sposa bene un po' anche con uno dei webinar che abbiamo avuto con l'eccesso di mortalità, perché il tunnel sanitario poi ha creato tutta una serie di conseguenze, quindi fare prevenire tutta una serie di altre malattie, perché ovviamente l'influenza è caduta, tutta una serie di malattie trasmissibili con la mascherina e il distanziamento sono cadute, però dall'altra parte è vero che non sono andati in ospedale tante persone per la paura e perché gli ospedali erano sovraffollati, e quindi poi magari quando ci si sono recati per alcune patologie è stato troppo tardi, quindi questa è una riflessione che andrebbe fatta in un futuro, quando si gestirà poi un'altra eventuale, spero mai non pandemia, ma comunque un momento di crisi, che debbano essere creati dei canali separati magari per le patologie normali, che invece in un'emergenza così come è stato era tutto insieme, e quindi insomma è stato difficile da affrontare anche per il sistema sanitario. Quindi io vi ringrazio veramente tanto, grazie Mattia del tuo commento, e grazie anche Enrica Ferrari, grazie a tutti per aver partecipato, e io vi aspetto qui mercoledì prossimo come al solito alle 3:30 con il prossimo webinar. Professori, siete stati veramente splendidi, grazie, grazie veramente tanto, arrivederci. Grazie a tutti, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Arrivederci, grazie.